Allora, grazie. Adesso vi spiego un po' di cose, come giustamente lui ha anticipato sul decreto Salva Roma. Intanto, questo decreto conteneva uno sconcio, una bruttura tremenda, che era quello della privatizzazione dei servizi pubblici locali, perché Roma è una città ovviamente indebitata fino al midollo spinale, purtroppo. Questi sono dei mali che si sono accavallati nelle terribili e pestifere giunte da Veltroni, poi c'è stata Alemanno, Rutelli, insomma tutti hanno operato in assoluta continuità qualunque fosse stato il loro colore politico. E questa è una cosa che dobbiamo avere ben in mente, perché quando cambia questa immagine del sindaco, dietro le logiche e le teste che ci sono esattamente le stesse. Quindi decine di migliaia di lavoratori come bacini elettorali, magari in enti partecipate, in perdita, quindi i nostri soldi assolutamente allo spreco. Basti pensare che Roma ha un bilancio di 6 miliardi di euro, 6 miliardi di euro, di cui 5 miliardi e mezzo sono le spese correnti, quindi la macchina per mantenersi costa 5 miliardi e mezzo della nostra IMU, della nostra TASI, come la vogliono chiamare, la tariffa rifiuto, insomma tutto quello, gli addizionali, tutto quello che noi paghiamo al comune serve non a alla fin fine erogare servizi efficienti, ma a mantenere tutto il loro baldacchino che hanno creato. Ciò detto, si arriva poi a un certo punto in cui la città è, cioè i conti sono al tracollo, e quindi si cerca di iniziare a vendere i gioielli di famiglia, tra virgolette, e soprattutto appunto anche la dismissione di queste partecipate gestite in questo modo terribile finora. E ovviamente le partecipate non a caso sono l'erogazione, sono le società che erogano i nostri servizi, quindi in sostanza la privatizzazione dell'acqua, per esempio. Noi ovviamente ci siamo opposti a questo sconcio, e già in sede di legge di stabilità, quindi a dicembre, quando loro avevano il Salva Roma in ballo a dicembre, glielo abbiamo fatto ritirare. E loro hanno preso un pezzo del decreto Salva Roma, cioè era il periodo della legge di stabilità, c'era anche il Salva Roma, e dopo la stabilità si fa il mille proroghe, e loro avevano preso un pezzo del Salva Roma e lo avevano messo in un altro decreto, che poi in questi giorni transitava appunto per le Camere. Come sempre fanno, non si accontentano della decretazione d'urgenza, ma fanno transitare questi decreti legge omnibus, perché contengono tutte le cose messe insieme, e li fanno transitare di fretta e di furia per le Camere. In più, questa volta Letta e Renzi hanno litigato, per cui la Camera dei Deputati, quindi oltre a tenerselo stretto al Senato per alcune settimane, fin sotto praticamente scadenza, le ultimissime settimane in cui poteva arrivare alla Camera c'è stato il litigio tra Letta e Renzi, il cambio del governo, e ancora dobbiamo capire poi perché è stato cambiato questo coniglio dal cilindro, è uscito così improvvisamente, e quindi nel frattempo il decreto Salva Roma giaceva lì indisturbato, fino a che praticamente è arrivato alla Camera dei Deputati un paio di giorni prima della scadenza. Come saprete, nel decreto c'era anche un Salva Roma, si chiama, perché in sostanza doveva salvare il bilancio fallato di Marino. Quindi una parte di questi soldi doveva andare a coprire, tipo 500 milioni di euro circa, doveva andare a coprire i buchi che Marino poi nel suo bilancio ha già investito, si è già impegnato. Quindi, però che cosa è successo nel frattempo? Che il PD, spaccato internamente, evidentemente ha una strategia di ribellione nei confronti di Marino, cioè vuole farlo fuori, e quindi ha utilizzato il Movimento 5 Stelle per dire che il Salva Roma è decaduto, cioè ha ritirato il decreto, e poi è andato a dire che il Movimento 5 Stelle avrebbe fatto decadere il Salva Roma.
Io vi faccio riflettere sul fatto che soltanto una decina di giorni fa loro non hanno esitato ad applicare la ghigliottina alle opposizioni, perché volevamo evitare di là sì, veramente fino alla morte abbiamo difeso la Banca d'Italia, 7 miliardi e mezzo dei nostri soldi, delle riserve della Banca d'Italia, ripartite alle banche private, quindi lì sì volevamo fare opposizione e decadere il decreto, e loro sono stati tanto bravi da applicare la ghigliottina e poi è successo quello che voi sapete. Ecco, invece oggi, guarda caso, c'erano le opposizioni che purtroppo avrebbero fatto decadere il decreto e quindi lo hanno ritirato. Questo qui, guarda caso, lo hanno invece ritirato, quindi evidentemente la loro manovra in questo caso era quella di volerlo effettivamente far decadere, onde poi eliminare Marino, che evidentemente a loro non sta bene per le loro beghe interne. Questa è la storia finora. Adesso vedremo nei prossimi giorni questo decreto, il contenuto di questo decreto, che fine farà e soprattutto che fine farà Marino. Roma che fine farà? Allora, il fatto, vabbè, la Lega lasciali stare, ma la Lega sono quattro deputati della Lega, i quali quando sentono parlare di Roma fanno un po' di demagogia nei confronti del loro elettorato, il quale anche lì male informato pensa che così loro salvaguardano il nord. Però poi vai a vedere la Lega e ha le mani in pasta in questo sistema marcio schifoso. Se tu vai a vedere gli appalti e tutto quanto, loro sono i primi che poi alla fine partecipano con i loro poteri lobbistici a tutti gli appalti, che poi generano un incremento e una lievitazione dei costi e della corruzione. Quindi la Lega fa queste cose spettacolari così. Invece che fine fa Roma? Roma, ragazzi, non dipende purtroppo da questo decreto, perché il debito che abbiamo addosso, innanzitutto i 500 milioni di euro che avrebbe dovuto erogare lo Stato, non sono, e questo lo voglio specificare, una salvata di Roma, ma sono un'ulteriore apertura di debito, di credito e quindi di debito sopra la testa dei nostri figli, perché è un mutuo che poi dovranno pagare loro con gli interessi, perché adesso così si danno i soldi, perché i soldi non ce ne stanno più. Quindi è una falla che continua ad aprirsi. Quando quindi è arrivata, scusa, canta una canzone.